Il signor... Guarda che è una nota, cioè, lei è sempre in tita in tutto, Beppe. La fisarmonica color della camicia. Bravo. Beppe Carletti. Il Marfano lotta più, ha venduto il suo pugnale, capitano Uncino manda Wendy a battere sul viale, l'isola incantata è già stata normalizzata, e vince delle bottiglie cerca le sue meraviglie. Sta in catena e lavora di gran lena, Paperino con passione vende pace a Paperone, qui qua sono andati via, vanno rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia del riflusso? Ha vinto le elezioni, anche se le crede hanno fondato una fabbrica di cioccolato, e agisce nelle bottiglie, cerca le sue meraviglie. Sette leghe, pagando l'assicurazione, le scorte, le streghe, le abbattute, l'aviazione, con le cime e nella CIA, di fanfarra, microspia, con intellettuali, ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia del rifuso? Carletti, esistono solo due giorni nell'anno, caro Beppe, che nulla può essere fatto. Uno si chiama ieri e l'altro si chiama domani. Per intanto oggi è il giorno sicuro per amare, credere, fare e principalmente vivere. Sua santità il Dalai Lama. Anche questo lo trasmettete con la vostra musica. Caro Beppe, con affetto, Andrea e Loredana. Ancora un po'. Che regalino? C'è o non c'è? Un regalino in bianco e nero, mi sembra di vedere. Questo lo mettendo a parte, volevo solo dire una cosa, questo, avete capito, questa canzone si chiama Il paese delle favole, però dobbiamo ricordarci che il nostro paese non è soltanto un paese delle favole, la Repubblica delle Valanghe. Ricordiamoci che questo paese ha dato i natali a gente come, così, per fare tre nomi a caso, i grandi amici, Falcone, Borsellino, Peppino Impastato, e non dico altro. È un vestito molto fine, ogni volta che c'è un prince leva scarpe e mutandine, la matrigna la è chiarpia, prendi soldi e mette via, e voi intellettuali non ne avete mai discusso, in come torna l'onda alla fine del riflusso.